Ciao gente, bentornati a quest'altra nuova puntata. Rivedremo ancora una volta un altro titolo per la Dreamcast. È un gioco ricco d'azione della Infogrames che vi piacerà di sicuro. Questo. Forse l'avrete già provato una volta, forse non l'avrete mai provato, ma vi piacerà di sicuro. Godetevelo gente! Nel 1999, la Accolade, la casa che ha realizzato gli orrendi giochi dedicati al gatto Bubsy, rilascerà sul Sega Dreamcast un titolo che purtroppo è stato molto sottovalutato ma che è molto valido. Si chiama Slave Zero. Ciò che noi vedremo è molto interessante. Slave Zero, your present location puts you at the perimeter of the lab sector. Intelligence reports a shipment of slave embryos was transported to a... Infiltrate the labs. La storia è ambientata 500 anni nel futuro, in cui il mondo è comandato da Lu Chen, capo di una sinistra società chiamata Sovkan, che ha preso il controllo della Terra. E il nostro scopo è guidare una squadra di ribelli per cercare di riportare la libertà nel mondo e fermare questo pazzoide che sta controllando il nostro pianeta attraverso una dittatura di ferro. Insomma, una storia che non è molto epica, è soltanto leggermente accennata, è soltanto un pretesto per portare un ottimo gioco sul Sega Dreamcast. Ma analizziamolo con calma. Graficamente abbiamo una grafica che è veramente spettacolare, ambientazioni tutte molto futuristiche, ben ispirate, ognuna si distingue dall'altra, fortunatamente, non sono per niente ripetitive, e abbiamo i nostri robottoni che guideremo, che sono tutti molto originali e ben ispirati, non si ispirano per niente a Gundam. E tutto graficamente risulta essere molto fluido. L'unica pecca sta forse nelle ambientazioni cittadine, che sono un po' troppo deserte. Sembra quasi che non vive nessuno in queste città, ma del resto non è molto importante. Quindi l'importante è l'azione, e questo conta molto di più in questo gioco. Ma graficamente vi dico soltanto che è spettacolare. È tutto fluido e non ha neanche un rallentamento. Sul lato del sonoro invece abbiamo pochi effetti sonori che comunque sono bene realizzati e vanno bene del resto per questo gioco. Per quanto riguarda le musiche invece non ce ne sono molte, neanche nei momenti dell'azione di gioco, perché infatti vogliono cercare soprattutto di far concentrare il giocatore sulla giocabilità e di non fare distrarre tanto il giocatore con la musica, ma comunque del resto ce ne sono alcuni di brani musicali interessanti che sono ottimi soprattutto nei filmati introduttivi. Ma una cosa su cui bisogna menzionare è l'ottimo doppiaggio in lingua inglese e anche in lingua italiana, che è ben realizzato. Qua l'ho sentito in versione inglese perché adesso avevo sotto mano una versione inglese, ma del resto è comunque perfetto. Quanto riguarda la giocabilità, questo è il pezzo forte del gioco. Il nostro scopo è guidare un nostro robottone attraverso varie ambientazioni cittadine e distruggere tutti gli avversari che troveremo davanti, altri giganteschi robottoni armati fino ai denti, oppure addirittura auto della polizia che ci spareranno addosso. E niente di che. Gli avversari non è che ne verranno molti a schermo, ma ci daranno molto filo da torcere, perché sono abbastanza difficili da buttare giù e a volte sono anche parecchio bastardi. Sono diciamo molto più armati di noi, e nonostante noi possiamo raccogliere in giro munizioni e armamenti per cercare di migliorare il nostro robot, loro sono molto più forti di noi. Le ambientazioni cittadine purtroppo non sono per niente distruttive, tranne soltanto gli obiettivi che ci vengono prefissati. Se dobbiamo distruggere alcuni edifici verranno distrutti, certo,
ma del resto comunque le ambientazioni rimangono sempre integre, a parte anche qualche bacchetto per terra di quando il nostro robot cammina per strada. E questo gioco devo dire che è anche molto lungo e anche molto difficile. Ci sono certi momenti puzzle in cui dovrete usare abbastanza l'ingegno per cercare di risolvere la situazione, e non è semplice cercare di portarla a termine. Consigliato? Sì, questo gioco per Dreamcast è bellissimo e vale la candela, ma se non lo trovate c'è anche per computer che va per su Windows Millennium, XP e Vista. E ve lo consiglio caldamente, nonostante il gioco è stato aspramente criticato dalla critica, ma non fidatevi della critica perché hanno dato un giudizio troppo affrettato a quest'ottimo gioco della Accolade. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione, gente, ciao!